Ciao a tutti, impara l'arte di fregartene. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ma ti ricordo gli appuntamenti però, che sono Torino, venerdì 17 gennaio 2020, con la mia lezione su come superare la paura dell'abbandono affettivo, la paura del rifiuto e sedurre chi vuoi. E poi Milano, domenica 1 marzo, full immersion dalle 9.30 alle 19.00, autostima e seduzioni in amore nel lavoro. Il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se non puoi seguire i corsi da vivo, vatti a abbonare al canale Massimo Taramasco, perché andando sulla home page del canale Massimo Taramasco, clicchi sul tastino abbonati, a fianco al tastino iscriviti, e lì potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Benissimo. E veniamo all'arte di fregarsene. Allora, noi spesso entriamo in stati di sofferenza perché temiamo un sacco di cose, abbiamo delle paure. Sono le paure che, tra virgolette, ci fregano. Allora dobbiamo imparare a fregarcene delle paure. Tra queste paure c'è la paura, il timore del giudizio negativo degli altri. Questo è proprio la cosa, il non plus ultra, no? Quante persone, per il timore che altri possano giudicarti male, ma che siano anche i tuoi genitori, che siano anche i tuoi amici, devi fottertene, devi fregartene, perché se tu inizi a temere che delle persone possano giudicarti male, intanto gli altri ti giudicheranno male, per definizione, non c'è verso. Cioè tu non puoi sperare che gli altri ti diano un giudizio positivo, perché gli altri sono le persone in generale, diciamo così, tra virgolette, sono, possiamo dire, cattive, comunque sono, cercano di andare a evidenziare. I genitori magari lo fanno anche in buona fede per stimolarti a fare meglio, il marito, la moglie o le persone in generale cercano di stimolarti a fare meglio, ma facendo quello ti confrontano, ti giudicano, e ci sono persone che sono proprio, vanno alla ricerca del giudizio, cioè vanno a farsi giudicare dagli altri e si agganciano quando ricevono dei giudizi, positivi o negativi che siano. Ecco, quindi questo è da tenere presente, dobbiamo renderci conto di questa situazione. Ci sono persone che giudicano e persone che sono giudicate. Questo un po' dipende un po' dall'imprinting. Beh, adesso detto in altre, lo dico brevemente, però tutti quelli che hanno vissuto, percepito il tradimento da parte del genitore di sesso opposto tendono a giudicarti, quelli che hanno percepito il tradimento da parte del genitore dello stesso sesso tendono a essere giudicati. Quindi noi abbiamo queste caratteristiche. C'è chi giudica e c'è chi è giudicato, ma chi è giudicato deve imparare a fottersene del giudizio degli altri, rendendosi conto che il giudizio degli altri è solo l'opinione che gli altri esprimono di se stessi. Quindi se una persona ti giudica male è perché quello che ti giudica negativo in te è perché dentro di lei o dentro di lui. Le persone che giudicano proiettano le parti non conosciute di se stesse sugli altri. Quindi devi veramente fottertene di quello che gli altri pensano di te, devi fottertene. E poi c'è un'altra caratteristica, un'altra paura, che è proprio la paura dell'abbandono affettivo e la paura del rifiuto, che vanno eliminate dalla tua vita, perché altrimenti se temerai per sempre, diciamo così, di essere rifiutato o di essere abbandonato, sarai in situazioni che non ti piace, devi fregartene. Se ti abbandonano un problema loro, se ti rifiutano un problema loro. Adesso andiamo a cercare di capire come far superare questo discorso, perché è molto complicato da un certo punto di vista, perché sono paure molto profonde. Comunque ti ricordo che per imparare come fare devi venire a Torino venerdì 17 gennaio 2020 alle 20.45 al mio seminario, proprio su come eliminare la paura dell'abbandono affettivo e come superare, diciamo così, la paura del rifiuto e sedurre chi vuoi. E il riferimento è 333 15 11 703. E già che ci sono, ti ricordo l'appuntamento di domenica 1 marzo a Milano, una full immersion dalle 9.30 alle 19, dove parlerò di seduzione, di autostima e seduzione nell'amore e nel lavoro. Bene, riferimento sempre 333 15 11 703. Queste paure, la paura del rifiuto, diciamo così, e la paura dell'abbandono affettivo, da dove nascono? Allora, dobbiamo tenere presente che ci sono degli imprinting, no? Chi ha vissuto il rifiuto è un imprinting.